tutti. Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Bene, qui in radio non c'ho Francesco, oggi non l'ho ancora visto, non l'ho neanche potuto sentire, per cui magari sarà in ritardo o avrà avuto problemi all'ultimo momento. Va bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Un'altra cosa che non ho potuto fare è sempre, eccolo qua che è arrivato, Francesco è arrivato in questo momento, e non ho potuto telefonare per la sala a Treviso e devo scusarmi ancora, ma purtroppo il lavoro mi ha letteralmente massacrato anche in questi giorni, sembra che tutte le cose arrivino a coincidere. In ogni caso il numero di telefono ce l'ho là, è appena un secondo di tempo naturalmente nelle ore corrette. Telefonerò, mi spiace di rischiare di perdere questa opportunità. Detto questo, ricordo sempre che su internet ci sono tutti i nostri lavori, ci sono tutte le nostre cose, per cui potete tranquillamente trovarle cliccando, cercando Paganesimo, Claudio Simeoni, cercando Stregoneria, e trovate tutto quello che noi pubblichiamo e diffondiamo. Oltretutto i nostri siti stanno anche diventando dei punti di riferimento anche a livello internazionale, perché sembrerebbe che molte persone... Ciao Francesco, è arrivato sia Francesco che Silvano in questo momento dopo lunga traversia. E gli accendo i microfoni, poi sistematevi prima. Ciao Silvano. Bene, e ricordo sempre che su internet trovate tutto, vi dico, i siti stanno diventando anche dei punti di riferimento anche abbastanza importante a livello internazionale, insomma, comunque ben venga questo, insomma, e d'altronde dopo doveva anche succedere. Francesco, ti apro il microfono. Sì, noi siamo qua. Siamo arrivati un po' in ritardo, comunque Claudio era già partito in trasmissione. Ne approfitto per due cose, allora, così, visto che... non so di cosa parlavi prima. Comunque. No, stavo appena iniziato l'introduzione. Allora, io ricordo due cose che forse poi le ricorderemo anche più avanti, anche dopo la trasmissione. Allora, il libro di Silvano è uscito in edizione anche appunto stampa, l'abbiamo già annunciato, è disponibile su internet... Do l'indirizzo, così dopo qualcuno lo può andare anche a visitare e leggere su internet. L'indirizzo è http://www.infinito.it/utenti/paganitas. Lì trovate una rassegna stampa abbastanza interessante e trovate integralmente tutto il libro di Silvano. Perciò chi lo vuole leggere non ha possibilità di andare a cercarlo sul cartaceo, non conosce sistemi di altri sistemi, non ha voglia di morsi di casa, lo trovo su internet, perciò lo può anche seguire ed ascoltare. Seconda cosa, Radiogramma 5, la radio, organizza per il 7 di dicembre a Marostica un incontro sulle esperienze di premorte, le NDE, che abbiamo già fatto in trasmissione. E ci sarà anche una persona che ha avuto questa esperienza, e comunque è un'iniziativa della radio che non ha niente a che fare con questa trasmissione. Siccome ci hanno invitato, saremo presenti col banchetto, e visto che Claudio ha scritto un libro sulle esperienze di NDE, le NDE, ripeto sempre, sono le esperienze di premorte, sono quelle sensazioni che le persone hanno in coma, in stato comatoso, e riportano dallo stato comatoso, cioè l'interpretazione di quelle sensazioni, le iniziali del termine inglese sono il libro sotto mano, siccome sì, io non ho i dati. Near dear experience. Esperienze, sì, danno esperienze di premorte. Impressività della morte. Tenete presente che l'interpretazione di quelle esperienze dà la qualità della vita, cioè sono in grado di determinare la qualità della vita. Però ricordate che quella riunione non è organizzata da noi. Cioè... Sì, beh, siccome ci hanno invitato, faremo banchetto e porteremo anche questo libro che l'Istituto ha pubblicato sulle esperienze impostate della morte di Claudio Simeoni, perciò chi vorrà documentarsi e chi vorrà una nostra interpretazione, un nostro indirizzo sull'argomento, troverà anche questo libro che è uscito, mi sembra, un paio d'anni fa. Sì, due anni fa, sì.
noi abbiamo diverse copie delle convenzioni dell'istituto, perciò potrà trovare sia il libro di Silvano, potrà trovare sia questo libro sulle esperienze in prossimità della morte, e saranno lì disponibili. Chi poi vorrà chiacchierare, informarsi, vedere le altre pubblicazioni, noi saremo lì, insomma. Comunque, appunto, ricordo che è un'iniziativa della radio in cui siamo invitati. Che giorno è questo? È giovedì 7 dicembre alle ore 20:30-21, poi di preciso, diciamo che intorno alle 20:30. Venerdì 7 dicembre. A Marostica, in via Montero 66. Scusa, chi è che fa venerdì? No, giovedì. Giovedì 7 dicembre. Sì. E chi è che fa giovedì 7 dicembre? Cioè, chi è che tiene questa riunione? La Radio Gamma 5 di Marostica. Come persona, chi è che te l'ha detta? Beh, è stato... L'altra riunione di venerdì sera è stata fatta, appunto, c'era Franco, siccome c'era questa persona che Franco conosceva, ha detto, perché non organizzate questo? Non ho capito. Qua bisogna che becchiamo un attimino Franco, perché se c'è questo giovedì a Marostica, le persone non possono essere in due posti diversi, perché il primo martedì del mese Franco lo ha spostato a giovedì, cioè ha proposto di farlo giovedì sera qua. Allora, se facciamo facciamo il primo giovedì del mese per impegni suoi qui, non possiamo farlo, cioè a Marostica chiaramente c'è un vuoto, o viceversa, se c'è il pieno qui c'è il vuoto a Marostica. No, beh, io ho visto che ad esempio che venerdì sera con l'altra iniziativa della radio c'era spazio, comunque ne parleremo dopo. Il problema è che alcune persone che partecipano alle due, no? Cioè hanno interessi sulle due cose, sui due fronti, per cui bisogna vedere un attimo, portate pazienza, vediamo un attimo come organizzare il primo martedì del mese in maniera diversa, parleremo con Franco dopo, più tardi. Ecco, perciò io chiudo qua i comunicati di servizio. Bene. Posso dare un messaggio che non è in codice? Vai. Per alcuni ascoltatori, e siccome non ho altro tema per raggiungerli, gli vorrei dire che mi hanno chiamato per dire che il telescopio è montato ed è in funzione, che perciò quegli ascoltatori che devono andare ad osservare le cose col telescopio si devono far vivi. Chiuso il comunicato, non è un messaggio in codice. No, non è un messaggio in codice, cioè effettivamente una persona che ha forse uno dei più grossi telescopi privati che ci siano qui nel Veneto. Per cui figurate voi, si possono vedere le galassie con una cosa bellissima. E lo sta mettendo a disposizione per tutti quelli che vogliono andare a vederle. Oltretutto ha fatto tirare lo specchio di riflessione a lucido, sembra che abbia una riflessione adesso di un ventesimo di onda, una cosa assurda addirittura, cioè una riflessione che è eccellente, addirittura illeggibile se non hai gli strumenti precisi per farla. Ed ha questo strumento che mette a disposizione chiaramente per le persone che vogliono... Sì, per gli ascoltatori questa... Siccome alcuni gli avevano chiesto, appunto, allora, visto che non ho occasione di vederli in altre occasioni... Naturalmente le stelle fanno parte di Urano stellato e passano attraverso Giove e Zeus, per cui se il cielo è nuvoloso non si vedono le stelle. Cioè, è proprio vedere le stelle, non è che ci sia qualcos'altro sotto, è proprio vedere i pianeti e le stelle, basta, cioè, no. Vabbè, se non so perdere. Vabbè, la raccolta di farfalle, roba istruzione. Esatto. No, effettivamente ha questo strumento veramente eccezionale, eccellente, per cui, vabbè, comunque lo diremo ancora, sì. No? Altre cose? No, erano queste cose, diciamo, che avevano la preeminenza, perché erano iniziative sia per il discorso internet, anche perché, tra l'altro, aggiungo una cosa. Chi va a vedere il sito, oltre a trovare la rassegna stampa su argomenti del paganesimo e trovare tutto il tuo di Silvano, è anche una buona fonte di informazione, in quanto il sito è già collegato con i 4 circuiti pagani mondiali che sono su internet, è stato già riconosciuto e sono già attivi, perciò uno, se vuole un panorama, diciamo, di tutti quanti i siti che ci sono per il mondo pagani, il sito è già legato con questi 4 circuiti, perciò è gente che è una fonte di informazioni per i circuiti pagani mondiali, insomma. Vabbè, insomma, ma in effetti i siti stanno diventando dei punti di riferimento, e anche piuttosto pesantemente, cioè adesso quando avevamo messo sui siti, no, un anno fa, che tu eri partito già a giugno dello scorso anno. No, l'istituto era partito ancora a luglio del 99. Sì, dell'anno scorso, nel 2000, giugno-luglio, no? E dopo io sono partito a metà settembre, grazie a te, e così via. Noi avevamo fatto un conto che sarebbe stato un grande successo se venivano 15 visitatori a settimana, no? Abbiamo fatto un conto di questo tipo. In realtà adesso solo dove io presento i libri vengono più di 100 visite la settimana.
per cui sono un 140-150 visite alla settimana e da mezzo mondo, perché l'ultimo che è arrivato è un finlandese. Tanto per dire, ma io ho visto alcune statistiche dei nostri siti e so che ad esempio c'è stato uno dei circuiti pagani che si chiama Anea Spider e da poco è stato inserito sul sito dell'istituto un collegamento con loro. So che in poche settimane ci davano già come 375 visitatori che loro hanno riconosciuto loro, cioè che loro ne hanno contati, che hanno visto praticamente. Tenete conto che il loro banner pubblicitario, cioè questi pagani americani, è su una sola pagina. Comunque loro ci hanno riconosciuto già 375. Tenete presente che nei nostri siti ci sono, Francesco li sta arricchendo anche di immagini, un po' di grafica, però per esempio i miei siti sono tutto scritto, cioè non io dico, ricordate che no, perché adesso tu hai un banner pubblicitario di conseguenza. E tra l'altro Claudio, se lo sapete, potete votarlo perché è iscritto a due concorsi di... Hai visto che li ho messi dentro? Domenico sì, non ce l'ho fatto, tu devo metterli. Sì, in effetti ho messo i banner dei concorsi. No? E Claudio è iscritto a due concorsi pagani dei top 100 del paganese. No, l'importante non è essere nei top 100, l'importante è essere linkati in giro, cioè che le persone ti possano trovare, cioè come ho fatto lo sforzo per entrare nei motori di ricerca. Oh, Yahoo ci ha messo 8 mesi, Sì, ma hai fatto lentissimo. Fa conto che Cataweb, ho visto, mi ha messo nella lista dei siti, mi ha linkato, l'11 novembre di quest'anno, dopo un anno avevo fatto la richiesta, prima mi aveva linkato Federazione Pagana, dopo adesso ha eliminato questo, ha messo st'altro perché chiaramente sono legati ed è principale, però ci ha messo un anno praticamente, per cui insomma abbiamo fatto dei sforzi, ci vuole pazienza. Va bene Francesco, abbiamo detto questo, no, è importante perché altrimenti io persone da Hong Kong non le avrei mai contattate. Persone di Taiwan non le avrei contattate, cioè, chiariamoci, insomma, c'è in giro per il mondo, i 300 americani non avrei mai contattati, cioè, come facevamo noi a contattarli? Cioè, sì, ma infatti ad esempio, cioè, tutto quanto una posta di informazione, perché ad esempio il discorso soprattutto anche della pubblicità su internet non è che sia negativa, perché se ti dai informazione va benissimo, insomma, certo. Tenendo conto che poi i circuiti pagani sono tutti quanti gratuiti, cioè nel senso che non paghi per entrare, non paghi per farti conoscere. E non paghi per prelevare. Anche. Esatto, e soprattutto ad esempio poi quello che fai è fondamentale, cioè ti fai conoscere, ma fai conoscere anche loro in Italia, ad esempio. Non fate come ha fatto Adriano, Cioè cosa ha fatto Adriano? No. Allora Adriano ha deciso di tirarsi giù il materiale dal mio sito e ha deciso di stamparselo in diretta. Ora sono centinaia e centinaia di pagine e a un certo punto ho detto basta con la carta, cioè mi ha mandato le parolacce. No, ma tra l'altro questo è un problema che io ho visto anche venerdì sera parlando con alcune ascoltatrici, che c'erano delle ascoltatrici che dicevano fai ogni sera faccio 10 minuti sui siti a leggere. Tecnicamente esistono delle soluzioni molto più semplici, che uno si scarica il sito, certo, e se lo legge comodamente sul proprio computer senza spendere niente di telefono, insomma. Cioè, a parte il fatto che io ho fatto abbonamento Libero Sogno e non è pubblicità, e in effetti dalle 9 di sera fino alle 8 della mattina posso navigare e tutto il sabato, tutta domenica e i festivi per 20.000 lire al mese. Io facevo una battuta prima con Silvano venendo giù, dicevo il sito questo pagante si è ospitato su Infinito e Infinito aveva il numero telefonico a Bassano, perciò quando si andava a caricare il sito bisognava chiamare Bassano, ci hanno messo il numero telefonico a Camarottica, perciò c'è tanto per dire, contribuiamo anche alla diffusione informatica in un certo senso. Va bene, allora abbiamo finito questo programma. No, ma a parte scherzi, effettivamente con internet sta venendo fuori un grosso lavoro, effettivamente. Cioè, vabbè, andiamo avanti. Sì, ma infatti ad esempio, io una cosa, tanto per dire, sul corso internet, ultimamente è stato mandato in mail list, ad esempio, l'annuncio dei pagani russi. Ah sì, ad esempio, io voglio ricordare ad esempio che cominciano a essere ormai a livello mondiale, in tutte le realtà cominciano a venire fuori gruppi organizzati, cominciano a essere consci di questo. Certo. Ma da pensare che appunto ad esempio anche si sapeva che esisteva qualcosa a livello russo, però già adesso cominciano a organizzarsi anche loro di conseguenza, certo, cioè nel senso, e se loro vogliono farsi conoscere e soprattutto se vogliono vincere la resistenza della Chiesa ortodossa, che non è da poco in Russia, cioè, che ha il suo potere e ha la sua influenza, come ad esempio i pagani greci, cioè nel senso che anche lì i greci hanno grandi problemi. Hanno grossissimi problemi, basta pensare ad esempio alla guerra che hanno dovuto fare, a cui hanno partecipato anche i pagani greci, per dire che sulla carta d'identità non ci deve essere la religione, insomma.
È pesante, sì. Cioè, tenendo conto che poi, insomma, se in Italia non è che sia diverso, perché questa mattina leggevo sulla prima pagina di un quotidiano un intervento di un vescovo che si chiama Maggiolini, che diceva, fa, la vita non ci appartiene. Esatto. Sì, cioè, ma è un, anche io volevo prendere due o tre cose dopo aver fatto la titanomachia, no? Cioè, innanzitutto un'inchiesta nel Veneto sull'influenza della religione cattolica, che mi sembra i dati sono abbastanza importanti a vedere qual è il vero peso, no? Poi c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha eliminato il reato di bestemmia, di blasfemia, no? Che era ora che lo levassero via. E poi che chiaramente va analizzato come l'hanno levato via, perché ci interessa, cioè è più interessante per noi la questione che non per i cattolici, anche perché nessuno sa, a parte Silvano che lo chiama Geova, come si chiama il Dio dei cristiani. Loro hanno sempre chiamato Dio, dimenticando che il termine Dio non è mai esistito, perché gli esclamativi in latino erano O Dei, e O Dio non è mai esistito, hanno dovuto inventarselo di sana pianta. E poi c'è appunto stato discorso sul discorso dell'eutanasia, che a chi appartiene la vita, che questo discorso in realtà è molto importante, che dovremmo continuare a fare. Sì, che poi insomma, no, io purtroppo non ho fatto tempo a portare nel ritaglio su Vicenza, anche perché bisogna pensare sempre che i monoteisti sono sempre pericolosi per tutte le culture. Cioè, nel senso che il monoteismo non è il concetto. Noi diciamo, se un monoteista vuole essere monoteista è un problema suo, non è un problema nostro. E di conseguenza noi non andremo mai a imporre a un monoteista di avere un riferimento religioso, certo, diverso dal suo. Però i monoteisti marciano sempre tramite la violenza. E io, ecco, voglio ricordare due fatti che sono successi. Una cosa fondamentale che è dettata da tutti i monoteismi anche di tipo economico è quello di prendere i più poveri e sfruttarli. Cioè, l'interesse verso i più poveri è sempre quello di sfruttarli e di non arricchirli di cultura. È successo due fatti che sono abbastanza gravi, cioè dal punto di vista, diciamo, della nostra cultura. In Danimarca, e questo significa un paese che appartiene alla riforma protestante, sono posti a dire, se arrivano gli immigrati cerchiamo di dargli una cultura. No, perché se diamo una cultura non sono più gente da sfruttare. Cosa hanno detto? Hanno fatto un invito alle ragazze di vestirsi di più, altrimenti andrebbe interpretato il loro comportamento come un'offerta sessuale. Questo è vero. Pazzesco. A Vicenza, io non ho ritaglio, uno degli imam musulmani ha detto, abbiamo diritto della nostra cultura, e questo è giustissimo, la cultura fa, perché dobbiamo insegnare alle ragazze che non vadano in giro mezze nude, perché lo dice il Corano. Sì, ma ho visto anche su internet in certi forum roba di sto genere. No, ma questo succede a Vicenza nel, certo, 2000, cioè nel senso. Che poi tra l'altro non so perché valga per le donne e non valga per gli uomini, cioè le donne non potrebbero fare altrettanto. Giustamente Silvano dice, una caratteristica del monoteismo è sempre quello del disprezzo per la donna, che è fondamentale. Certo, cioè, ma tra l'altro io posso anche accettare la definizione, fa, è giusto, la mia cultura, puoi dire, fa, le donne si devono vestire di più perché lo dice il Corano. Cioè, questa è un'affermazione veramente assurda. Non è, cioè, sì, non è assurda per loro, perché per i monoteisti quello, certo, che dice il Corano, la Bibbia, il Capitale o che so io, è parola di Dio. Quindi c'è poco da fare. Dal loro punto di vista, però non ti lasceranno mai in pace, quello do. Esatto. Il monoteista ti deve o salvarti l'anima, o comunque assoggettarti alla parola di Dio. E se tu non vuoi, magari qualcosa di spaventoso, quello che tu non vuoi fare, perché tu ti metti di contro al Dio unico e vero. E quindi hanno diritto a ammazzarti, eccetera, eccetera. Infatti una delle cose che qui per radio non sono mai riusciti a capire è che noi ci consideriamo degli dei. Sì? Cioè, un pagano, se tu chiedi a un pagano, sei tu un Dio? Un pagano ti risponde sì. Cioè, è un Dio, proprio perché il fatto di determinare la caratteristica del Dio è quella di determinare la propria vita. Nella misura in cui un individuo determina la propria vita, è un Dio. Se vi chiedono, sei tu un Dio? Un pagano risponderebbe sempre sì. Infatti, per i cristiani questo è inconcepibile. Sì. No? Per ogni monoteista, comunque, guardate, la caratteristica del Dio, almeno entro certi limiti, è la libertà. Il pagano, entro i limiti del possibile, è un uomo libero. Il monoteista, cristiano, musulmano, non importa, è uno schiavo e basta.
Cioè, sì, è assoggettato. Basta. Cioè, sì. E pretende l'assoggettamento. Va bene, allora, siccome qualcuno ha detto che parliamo sempre contro, non parliamo mai delle nostre teorie, cominciamo a parlare un po' delle nostre teorie. Allora, posso, ragazzi? Sì, sì, sì. Allora, qualche minuto, tanto oggi è abbastanza breve perché è una conclusione di un capitolo precedente, della conclusione della Titanomachia. Bisogna concludere quello che è in Esiodo la Titanomachia. Che cos'è in realtà la Titanomachia? Adesso faccio due parole di introduzione. Non è altro che lo sviluppo del concetto della violenza nel paganesimo. Che cos'è la violenza nel paganesimo? Nel paganesimo la violenza è la nascita, è l'atto di nascita. Cioè il bambino che esce dalla vagina della madre è un atto di violenza, perché si prende davanti al mondo e dice al mondo: io esisto. E questo è la violenza intesa nel paganesimo. Naturalmente questo tipo di violenza è concepibile come ente positivo, cioè come fare positivo, soltanto all'interno del potere di essere, cioè soltanto nella misura in cui gli individui si trasformano in dei, dicono al mondo: io esisto e tu mondo mi devi accettare per ciò che sono. In questi termini questa violenza è intesa in termini positivi, chiaramente è intesa in termini negativi quando all'interno del potere di avere, cioè io mi approprio, io possiedo, io faccio te uno schiavo e tu devi restare schiavo. Chiaramente la violenza in questi termini è ha una valenza negativa, però questo non esiste nel paganesimo. Nel paganesimo, nella religione pagana, nella religione pagana non esiste l'appropriazione, esiste la determinazione di se stessi. Infatti i titani sconfitti da Zeus non spariscono, non vengono ammazzati, ma vanno nel Tartaro, vanno in un mondo della percezione dove si possono raggiungere. E questi dei continuano a partecipare alla vita, Prometeo continua sempre a portare la conoscenza, Epimeteo continua sempre a farsi ingannare, e Helios continua sempre ad illuminare la vita degli esseri umani. Cioè i titani non spariscono, cioè i titani continuano a vivere, però Zeus dice: io esisto, cioè io determino le condizioni affinché la vita sgorghi, la vita germini. Sono io, Zeus, è l'atmosfera che determina lo sgorgare della vita. E dice: io sono principale, voi altri sì, importanti, ma io sono principale. E determina praticamente, la Titanomachia non è altro che Zeus che determina se stesso e costruisce le condizioni affinché la vita germini e la vita possa costruire nuovi dei. Questo è il senso della violenza, Allora, alcune considerazioni sulla Titanomachia. Noi siamo esseri umani e come tali guardiamo il mondo che ci circonda. Mentre guardiamo lo spazio in cui si muovono le coscienze di sé che riempiono quel mondo, guardiamo anche i mutamenti che portarono sia la nostra soggettività, sia la soggettività dell'oggettività circostante ad essere ciò che è. La Titanomachia è la guerra che portò a costruire il presente. Zeus agì così per costruire gli esseri della natura, i figli di Era, espressione di Era stessa, sconfiggendo i titani, dove i titani vennero confinati nell'ampio Tartaro e allontanati dalla percezione e dalla descrizione attraverso la quale gli esseri umani formarono la loro ragione. Noi non siamo in diritto di chiederci che cosa sarebbe successo se. Quel sé presuppone la negazione della nostra esistenza. Noi esistiamo nella forma in cui siamo e percepiamo il mondo nella descrizione della ragione, proprio perché la Titanomachia si è conclusa in questo modo. Noi siamo figli di quella battaglia e delle conclusioni che quella battaglia ebbe. Di questo dobbiamo prenderne atto e per questo motivo onoriamo il grande Zeus che, almeno per quanto riguarda la costruzione del nostro divenuto e della fondazione del nostro divenire, forgiò l'oggettività che ci permise di essere ciò che siamo. Questo però non ci impedisce di chiederci e di comprendere cosa noi abbiamo perso in quella battaglia. Badiamo bene, quella battaglia, finita in quel modo, ha consentito la nostra esistenza, pur tuttavia quella battaglia ci ha separato dall'immenso di cui i titani erano espressione, per garantire a Zeus e ai suoi fratelli di costruire loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Era è l'essere natura, come madre dei viventi. Demetra è la crescita degli esseri nella natura. Estia è il grado di consapevolezza e determinazione raggiunta della specie. Tutti i caratteri femminili nella costruzione del divenire, mentre il carattere maschile rappresenta l'oggettività nella quale si fonda la costruzione del divenire. Zeus, il cielo. Vorrei vedere chi non lo respira e chi non lo considera il padre. Poseidone, i mari e le acque.
che compongono i viventi della natura, e infine Ade, l'oscuro, gli anfratti scuri in cui si esercita la volontà per partorire le coscienze di sé e portarle alla luce. I figli di Crono fondarono il futuro della vita sull'oggettività costruita da Crono, i suoi fratelli e i loro figli. La titanomachia separò i nati dai figli dell'Olimpo dai titani. I nati dai figli dell'Olimpo furono separati dai titani con muri bronzei e porte possenti che i cronidi costruirono. I figli di Cronos costruivano loro stessi. Ai figli di Cronos poco importa delle coscienze di sé che si sviluppano costruendo loro stessi. Le coscienze di sé nascono, si arricchiscono e muoiono alimentando la vita dei figli di Cronos. Tutto perfetto. Zeus, con l'aiuto di Gige, Cotto e Briareo, intrappolano i titani allontanandoli dagli esseri della natura. Ma i titani non sono muti e silenti, né gli dei olimpi possono ignorarli o ignorarne le azioni. Dal Tartaro tenebroso gli dei titani fanno sentire la loro voce e il loro richiamo. I primi a giungere in soccorso degli esseri umani sono i figli di Giappeto e Climene, che portando i loro doni ed offrendo le loro determinazioni sussurrano nell'orecchio dell'essere umano: tu sei un dio. Zeus confina i titani nel Tartaro, separandoli dagli esseri figli di Era, ma i titani ci circondano, sono parte comunque integrante del mondo in cui viviamo. Lontani dalla nostra ragione e dal nostro pensiero, comunicano al nostro intuire e alla nostra emotività. Il loro aspetto di mostri alimenta l'impegno della ragione per tenerci lontano. I loro sentimenti, il loro intuire e le loro emozioni parlano al nostro intuire, alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti. Se da un lato la nostra ragione ha orrore davanti alla forma, ciò che siamo si alimenta e si abbevera alla fonte dei titani. Le porte di bronzo che Zeus ha costruito sono la barriera e la separazione della nostra ragione, dal nostro intuire e dal nostro percepire. Noi siamo figli di Zeus e dei cronidi. La nostra vita, la nostra consapevolezza alimenta Zeus e i cronidi, il nostro legamento, le nostre membra racchiuse entro strette mura. I titani, avvolti dalla luce nera del Tartaro, e la ragione, avvolta dalla luce di Zeus e dei cronidi. Quale scelta per l'essere umano? L'essere umano deve scegliere di vivere per ciò che è, figlio di Zeus e dei cronidi. L'essere umano deve ascoltare quanto da lui emerge, per emergere in questo, in quanto quello è il sussurro di Demetra, che lo spinge a modificare Estia che lo generò, e infine deve farsi travolgere da Eros attraverso quanto emerse dalle acque, quale frutto dei genitali di Urano stellato, perché questo porta la sua percezione a vivere nel Tartaro, e a percepire il bagliore della luce dell'infinito che alla ragione appare come nera. In queste azioni i cronidi ci camminano a fianco. La stessa Era ostacola molto relativamente il cammino delle coscienze e consapevolezze che un essere umano decide di intraprendere. I titani no, loro non ci camminano a fianco, loro vivono dentro di noi e ci accolgono a mano che il nostro corpo luminoso si costruisce. Zeus e i cronidi si alimentano della nostra consapevolezza, della nostra capacità di variare l'esistente. I titani nutrono la nostra forza, la nostra costruzione del corpo luminoso, noi stessi come sostanza, il nostro potere di essere, la nostra determinazione e la nostra esistenza. I titani attendono che noi usciamo dai confini sostanziali della nostra esistenza, attendono che noi usciamo dal mondo della ragione, dal mondo dei cronidi, per prenderci per mano. Gige, Coto e Obriareo sono a guardia dei confini, ma Eros, che cresce dentro di noi, è in grado di spezzare ogni legamento e permetterci di superare quel confine, ogni fantasia, ogni guardiano. La titanomachia ha spartito i mondi. Zeus domina il mondo della luce e della ragione, e i titani dominano i mondi della luce e della percezione. Alcuni titani sono presenti nell'uno e nell'altro, illuminando l'uno e l'altro. Nemmeno Zeus poteva distruggere il presente, sul quale edificare il suo futuro. Ha dovuto modificare la percezione dei figli di Era, perché in quel modo ha alimentato se stesso, ma non ha potuto modificare l'esistente edificato da ogni fatto divino, attraverso il quale ogni coscienza di sé è fornita della propria opportunità di eternità. E questo è il risultato della titanomachia. Silenzio! No, ci stiamo ascoltando. Allora,
questo è il fine della titanomachia. Gli dei sono sempre dentro di noi e fuori di noi. Sì, beh. Io voglio ricollegarmi al corso delle battaglie, sai. C'è un bellissimo aforisma di Nietzsche che si chiama Nove battaglie, che dice fa, che parla della storia che, di un'immagine di un dio, che, di un dio orientale che era Buddha, che si impressionò sulla pietra e rimase questa ombra, e che indicò questa è l'ombra di Dio, di un dio esterno a noi. E Nietzsche diceva lo scopo dell'uomo è quello di combattere finché anche l'ombra di Dio, del dio dei cristiani, sparisca, insomma. Sì. Comunque, quello che è importante nella titanomachia è comprendere questo. Siamo sempre in guerra in realtà, anche se il termine guerra viene indicato, usato per definire cose ben più materiali, insomma, da idea di carri armati, di eserciti, di sparatorie, no. Il termine guerra è la contraddizione. Noi viviamo sempre delle sfide, delle contraddizioni, delle contrapposizioni. Andiamo sempre a determinare noi stessi della vita. L'aria stessa, il vento stesso, i vulcani, gli alberi, cioè vivono sempre per contraddizione, sempre per opposizione, e ogni volta che una cosa si risolve, crescono, si modificano continuamente. Bene, noi abbiamo la capacità di scegliere all'interno di questa contrapposizione, scegliere una cosa o scegliere un'altra, e la nostra scelta è la nostra capacità di farsi Dio. Chiaramente non sempre le condizioni ci sono favorevoli, a volte è necessario fare delle piccole, grandi modifiche dell'oggettività, proprio per permetterci di vivere meglio. Nessuno ormai dorme più sulla pietra, almeno fra i radioascoltatori, tutti si costruiscono un letto, cioè nel senso che è più comodo dormire in un letto. Bene, anche nelle condizioni della vita bisogna costruire delle condizioni comode sulle quali costruire noi stessi, cioè è inutile che andiamo a cercarsi delle situazioni rognose per pensare di essere degli eroi. Si è degli eroi sempre, anche nelle condizioni comode, ed è bene che le condizioni siano comode. Perché? Perché si sposta l'eroismo un po' più in là, cioè c'è sempre un in là di essere degli eroi, di a riaffermare se stessi, cioè è inutile ritornare ai tempi dei 500 anni fa che si dormiva sul paiaro perché questo era un comportamento eroico, no, quello è una cosa risolta, o almeno per il momento, si deve fare dell'altro e andare avanti. Bene, questo fare è il fare di Zeus, ed in fondo non è altro che la guerra della titanomachia, cioè costruire delle condizioni affinché gli esseri si costruiscono, ma per il mio benessere, perché se io costruisco delle condizioni buone per me, costruisco delle condizioni buone per la vita. Se è chiaro questo, cioè se mi vo a abitare in una montagna dove c'è un terremoto che mi butta sulla casa tutti i giorni, mi devo stare là a costruirmi la casa tutti i giorni. Ma se voglio un posto dove non ho bisogno di costruirmi la casa, posso fare delle altre cose e posso costruire delle buone condizioni. Questo è il senso della titanomachia. Naturalmente qui parliamo a livello cosmico, cioè questo è uno scontro cosmico. I titani appartengono al cosmo, non è che appartengono semplicemente alla vita di tutti i giorni, però come appartengono al cosmico, appartengono anche dentro di noi, alla nostra quotidiana, alle nostre piccolissime cose. E c'è qualcosa della magia che ha alterato questo deviando, no? C'è ciò che avviene nel piccolo avviene anche nel grande, la magia simpatica, no? Cioè se fai delle azioni piccole, cioè butti dell'acqua per terra, avviene anche il temporale. Beh, in realtà non è esattamente così che funziona la cosa, però diciamo che l'espressione degli dèi avviene nell'infinito dell'universo come avviene nel singolo individuo, nel singolo essere della natura. Questa è la titanomachia. Passando prossimamente dalla titanomachia, passeremo invece alla passiamo prima a definire il Tartaro, che cosa sono i mondi scuri, e poi partiremo a parlare di Tifone e infine la creazione di Zeus, perché vedremo che come Zeus costruirà i grandi dei degli uomini, da Atena a Persefone e a tutti gli altri. No, beh, infatti una cosa che ad esempio si può anche tracciare una piccola differenza che è sostanziale fra i comportamenti di tutte quante le civiltà antiche e le regioni monoteiste. Ad esempio, noi avevamo anticamente le primavere sacre delle popolazioni italiche, in cui appunto le popolazioni italiche, il primo di ogni cosa partiva e andava a creare nuovi insediamenti, di conseguenza faceva una scelta non in base a quanto lo diceva Dio che deve andare a trovare un nuovo posto, ma in quanto una necessità obiettiva, e soprattutto le persone andavano a cercare qualcosa di meglio, cioè nel senso seguivano il loro istinto, la loro natura, il loro desiderio, e viaggiavano finché trovarono questo posto. Poi stava la loro capacità a comprendere che il posto dove arrivavano era un posto che andava per loro bene, sentire una sintonia. E se noi abbiamo un discorso contrario del monoteismo, che andiamo sempre a ripetere, che sono gli ebrei che sono in Egitto, a un certo punto arriva un Dio e dice: fa no, non vi voglio più qua, vi dovete spostare perché io vi ho destinati là.
Destino. Io vi ho destino. Cioè, e quello vi appartiene. Se poi c'è qualcun altro che se ne è preso possesso e l'ha usato meglio, no, lo dovete distruggere, annientare, perché io ve l'ho destinato a questo. Sì. Le primavere sacre erano importantissime, perché a parte il fatto che dopo le grandi primavere sacre saranno le invasioni delle popolazioni dell'Eurasia, che saranno le primavere. La primavera sacra non era altro che un modo per controllare la popolazione, cioè anziché usare l'aborto o l'abbandono dei bambini, si stabiliva che una certa frazione di nati, no, in un certo periodo, a un certo punto della crescita, a un certo punto della loro maturità, partissero, cioè partivano magari dei grandi, ma anche molti bambini, partivano per andare a fondare un'altra città. E Roma è nata come una primavera sacra. Praticamente, naturalmente, avevano i loro riti, fra i quali magari anche il seguire degli animali, tipo seguivano dei lupi, dei gufi, eccetera, oppure dei picchi, ricordo. O anche gli avvoltoi. Il caso appunto della fondazione di Roma, che vide i 12 avvoltoi in cielo e capì, ma tra l'altro vide gli avvoltoi, appunto, cioè, quando fu cessata di Roma, perché gli avvoltoi erano l'unico animale che non si servava di carne viva, ma soltanto di carogne, cioè nel senso il fatto appunto che non andava a intaccare la vita, ma riciclava quello che della vita veniva buttato via. Cioè, e appunto fu visto appunto da Romolo proprio come simbolo, cioè 12 avvoltoi, questo è il posto dove ho dovuto fondare la mia città, insomma. Comunque, ci volevo assolutare, qui Claudio ha appena parlato del fatto che fare una vita gradevole, vivere bene, è una cosa che non è da essere disprezzata, e questo è una cosa normale fra i pagani, politeisti, dei quali hanno fatto parte anche, per esempio, i grandi saggi indiani. Buddha, per esempio, raccomandava di vivere bene, senza lussi, senza smargiassate, ma vivere bene. Il disprezzo del corpo, anzi, Buddha assicurava che era il peggio che si potesse fare, perché il corpo non è uno straccio, un impedimento, eccetera, anzi, è lo strumento che abbiamo per realizzare noi stessi. E quindi tenere il corpo in un cale è addirittura una colpa, secondo Buddha, e proprio si fa male, ci si mette nel torto. Invece i monoteisti, in particolare certi cristiani tipo San Simeone, quello della colonna, eccetera, insomma, il corpo bisogna torturarlo, farsi male, ma quello è genuino masochismo. Infatti questa cosa qua è nata partendo da alcune affermazioni anche pitagoriche, anche di una certa fetta greca, no? In cui l'anima è indipendente, cioè si forma in modo indipendente dal corpo, e il corpo non è altro che il veicolo momentaneo. Dopodiché l'anima ritorna all'uno, cioè tipo le Eneadi, insomma, cioè, tipo i neoplatonici, ritorna all'uno, e l'uno dopo che ne fa non si sa bene. Però l'anima e il corpo sono separate, e l'importante è avere i meriti davanti all'uno, perché è l'uno che determina i meriti. Allora, siccome il corpo è una cosa bassa rispetto all'anima, bisognava mortificarlo per avere i meriti dell'anima. Questo è stato il meccanismo. Beh, questo fino a un certo punto è vero, ma non interamente. Il fatto è che il corpo sì, era il ricettacolo dell'anima, però i pitagorici non arrivarono mai a mortificare il corpo. No, ma nessun greco. Nessun greco, nessun indiano, nessun persiano, Socrate, nessun germanico, ginnastica, anche eccetera, Socrate, nessun indoeuropeo, certo, e neanche estremo orientale. La gente intelligente, la gente normale, normale nel senso pieno della parola, queste robe della mortificazione non le conobbe mai, sembravano delle mostruosità. Sì, sì, sì. Questo noi invece lo conosciamo con il monoteismo. Non solo, ma la morte, cioè la fare danno al corpo faceva parte delle pene, cioè, siccome non c'era la galera, no? Cioè, la condanna era essere fustigato, ha delle pene di danneggiamento corporale, per cui veniva visto anche giuridicamente come un'aberrazione danneggiare il corpo. Un male, un castigo. Esatto. Invece col cristianesimo, con l'avvento del monoteismo, questo viene a cambiare. Purtroppo è quello che invece i pagani dicono, sempre affermato, anche se le filosofie hanno sempre sgattaiolato qua e là, che
ciò che anima non è distaccato dal corpo, cioè proprio no. Il vivere del corpo che alimenta ciò che anima, cioè che alla fin fine è il corpo luminoso, alla fine è ciò che ci anima, è l'anima se volete, però è proprio vivere bene, cioè è il corpo che costruisce l'anima, non viceversa. Cioè, si chiama questo. Sì, ma difatti appunto quello che dicevamo molte volte, che appunto noi siamo un corpo e questo corpo è lo strumento unico che abbiamo per realizzare la nostra esistenza, cioè non possiamo a prescindere dal nostro corpo per formarsi la nostra immagine del mondo, la nostra visione, la nostra percezione, cioè tutto quanto passa esclusivamente tramite il corpo, cioè tramite la materialità, non possiamo dire possiamo costruirci e possiamo ignorare questo, cioè anche perché ogni pagano sa che non può ignorare niente, cioè tutto quanto il mondo ha un valore, un significato, e questo valore, lo ripeteremo sempre, non è dato da qualcuno, ma ha un valore intrinseco. Il fatto che siamo arrivati a questa fase col nostro corpo significa chiaramente che per arrivare a quello che siamo e per comprendere questo è uno strumento necessario, ma non è solo uno strumento, noi siamo questo strumento, cioè non è che è uno strumento che ci appartiene, non è un qualcosa che ci viene attaccato lì, che è posticcio, che è provvisorio, che è un qualcosa che è un'etichetta, siamo quello strumento e di conseguenza gli strumenti vanno sempre usati bene, perché d'altronde, sai, quando un monoteista si rassegna alla volontà di Dio, di conseguenza qualsiasi strumento, qualsiasi azione è inutile, perché è Dio che decide. E di conseguenza possono distruggere qualsiasi cosa, possono distruggere i corpi, distruggere le vite, perché sarà Dio che deciderà. Invece noi sappiamo che chi va a distruggere i propri strumenti non avrà nessuna possibilità di fare qualcosa, di realizzare qualcosa. Un contadino che arriva a casa con la vanga, prima cosa che fa è lavare la vanga affinché non si arrugginisca. Si dice anche di cowboy, no? Quando arrivava, no? Il primo che doveva mangiare e bere doveva essere il cavallo. Cioè, per cui, perché noi che abbiamo delle mani, abbiamo un corpo con cui vivere, con cui godere, dobbiamo disprezzarlo? Anzi, proprio per questo dobbiamo utilizzarlo il più possibile. Torturarlo. Sì, addirittura. Cioè, non solo disprezzarlo, ma anche fargli del male. Cioè, vuol dire praticamente negare il nostro essere Dio, cioè negare il valore che ha la nostra specie. Cioè, i nostri padri, cioè, per milioni di generazioni, alcuni di noi, sono vissute soltanto perché noi esistessimo, cioè è come se milioni di generazioni, milioni di esseri che sono usciti dal proprio primordiale, sono esistiti, dal nostro punto di vista personale naturalmente, soltanto in funzione della nostra esistenza. È come se noi disprezzassimo tutti i nostri avi fino a quando sono usciti dal brodo primordiale e le loro trasformazioni, i loro sforzi, le loro determinazioni, disprezzando ciò che sì, ci hanno no, dato. Sì, no, ma cioè, infatti una cosa appunto che si vede anche la differenza chiaramente, Claudio parlava del concetto di guerra, di combattimento. Beh, prendiamo il concetto che hanno, ad esempio, che è fondamentale, cioè nel senso i cristiani hanno i soldati, i militi di Cristo, e i pagani hanno gli eroi e hanno i guerrieri. E questa non è una distinzione da poco, è una distinzione sostanziale, perché il soldato di Cristo è quello che Cristo ha chiamato. Logicamente può essere anche un incapace. Esatto, ma provate a pensare alle crociate, cioè non c'è, mancava una pianificazione militare, logistica, una capacità tecnica, una capacità anche individuale, una preparazione, no, perché non frega che tu non sei capace di combattere, non frega che sei capace di... Tanto c'è Dio che ti aiuta. Parti intanto e dopo sì, esatto. Si vedrà, sì. Cioè, sì, perciò si può anche mandare, tipo la crociata dei bambini, si possono mandare migliaia di bambini, tanto perché anche se poi vengono fregati perché sono impreparati, lo fanno per Dio. Lo abbiamo già fatto, se trasmissioni, vai. Sì, no, ma invece il discorso, cioè, è per dare la differenza. Il guerriero è quello che è conscio dei propri limiti, delle proprie capacità. Infatti basta pensare che, ad esempio, tutti i racconti mitologici dicono quando qualcuno deve partire per qualcosa, sai dove manca, va a cercare i pezzi, va a cercare il manto, va a cercare l'arma, va a cercare, va a cercare lo scudo, cioè nel senso non parte direttamente, certo. Si rende conto che deve essere invisibile, dice vado lì, mi vado bene, no, cioè prima fa un lungo percorso in cui acquisisce la tecnica, le conoscenze e anche i materiali, e alla fine va ad affrontare, cioè solo alla fine va a affrontare lo scontro, cioè noi abbiamo ad esempio anche il racconto della Medusa, della testa della Medusa, in cui anche il guerriero parte e prima di arrivare a combatterla e tagliare la testa alla Medusa si fornisce di armi, cioè va alla ricerca di tutte quante le informazioni, certo. E va addirittura a estorcere le informazioni e le notizie che gli possono permettere di arrivare, perché prima di tutto è conscio dei propri limiti ed è conscio delle proprie capacità, e compie questo proprio perché
ha la cultura per farlo questo, cioè nel senso che non si dice Dio dammi la forza per che la fase classica un cristiano fa, è il Dio che mi dà la forza, l'energia per fare questo. No, di pure, Silvano. Ah, a proposito di esattamente di quanto sta dicendo qua Francesco, ricordo il fatto del kamikaze che, mandato a affondare una nave americana, tornò indietro e disse: non sono andato perché avevo il sole negli occhi e sicuramente mi sarei sbagliato, torno domani però a un'ora diversa quando non ho il sole negli occhi e ce la farò. Quella sera scrisse un rapporto tecnico di come bisogna fare queste robe, il giorno dopo tornò e affondò la corazzata. Cioè, quello era un eroe, non un martire o un pagliaccio, che so, quello è un'altra roba. Sì, anche perché lo scopo del guerriero è quello di riuscire nella propria attività. Sì, cioè, uno che guerriero fa le cose, ci tiene anche a riuscire, anche non solo a agire, ma anche a riuscire entro i limiti. Io voglio dire la mia. Voglio dire la mia, no, per carità, è tutto corretto quello che è stato detto. E quello che voglio dire, aggiungere, più che dire, è che il soldato è quello che obbedisce a degli ordini determinati o a cose determinate. Il guerriero è colui che prende delle decisioni, si attrezza e va per delle cose di cui lui, magari glielo hanno anche ordinato, però lui è d'accordo, cioè nel senso che sono sue quelle cose. L'eroe è quello che si trova in situazioni particolari, no? Cioè situazioni eccezionali, e che agisce per rimuovere quelle situazioni eccezionali, per cui magari si è attrezzato, si è costruito, si è trasformato, è diventato saggio, è diventato abile, poi si trova davanti a situazione eccezionale e la affronta, che ci riesce. Cioè, questa è la distinzione essenzialmente fra le tre categorie, insomma. Naturalmente noi dovremmo essere sempre degli eroi, anche nel preparare la tavola, anche nel lavare i piatti, anche nel fare una minestra, dobbiamo essere eroi. Cioè, pensate a fare un minestrone, io ho già detto qualche giorno dello stregone questo, il termine minestrone mi piace molto. Fare un minestrone è come se fosse l'ultima cosa che fate nella vostra vita e dopo morite. Pensate a questo, deve essere una cosa perfetta, è l'ultimo messaggio che voi lasciate alla vita prima di morire. Se fate tutte le cose così nella vita, non potete più fare delle cose tanto per fare. Anche il divertimento, cioè i pagani, per esempio la gente come Bacco, come Dioniso, no? Cioè, divinità del divertimento, della gioia, Como per esempio, delle feste, no? Ma perché potevano fare feste? Perché avevano una vita seria, cioè la vita è una cosa seria, era proprio perché la vita era una cosa seria, si poteva fare Bacco, Venere, bere, mangiare, ma perché tutto il resto della vita era serio. No, ma anche quello è serio, divertirsi non ha niente di pazzesco, di imbecille o che so io, la vita deve essere seria. Giusto, certissimo. Sì, ma anche e soprattutto quello che è fondamentale in questo modo di dire è che ogni nostra manifestazione è importante, cioè nel senso che questo è fondamentale, perché noi vediamo sempre e tracciamo una differenza fra il monoteismo, che quello che fai non è insignificante per il monoteista, perché è importante la tua devozione, è importante la tua fede, è importante che tu accetti questo Dio e che tu preghi per questo Dio. Che poi tu riesca a realizzare è secondario, l'importante è che tu abbia fede e soprattutto ti sottometta. Nel monoteismo è così ed non c'è altra alternativa. Nel politeismo, nel paganesimo, esiste la capacità delle persone di essere consci che le proprie manifestazioni hanno una validità, cioè, e la validità è sempre all'interno di queste cose. Non si fa qualcosa perché è allegoria di qualcos'altro, ma si fa perché questa cosa è importante, cioè, nel senso che noi diciamo sempre che tutte le manifestazioni dell'uomo hanno un valore e hanno un significato, ed è questo che le rafforza, e soprattutto c'è la coscienza di quello che viene, che si va a compiere, che si va a fare. Questo è basilare. E logicamente, sai, quando si trovi dall'altra parte dei monoteisti che hanno il concetto dell'ascetismo, cioè dissi perché io mi privo di questo, perché io rinuncio a questo, perché soffro per questo, dove vuoi andare a parare? Cioè, nel senso che è assurdo, perché la privazione non ha nessun senso, non ha nessun significato e non ha nessuna motivazione, insomma. Non vedo perché la manifestazione dell'uomo deve essere sempre valutata esternamente. Va bene. C'erano alcune cose che tu volevi. Sì, ci sono un paio di cosette. C'è un articolo del Gazzettino, le inchieste che fa sull'Osservatorio del Nord-Est, che così tanto per informazione. Ed è il Gazzettino del 20 novembre 2000, no? Che dice qual è il peso della Chiesa Cattolica qui nel Veneto. Apparentemente sembra che la Chiesa Cattolica abbia questo grande potere.